maestro Franco Cerri, le rinnovo il piacere e l'onore che come QDP News abbiamo di riceverla qua in redazione. Grazie molto. Grazie a lei. E guardando la sua vita, le interviste, spulciando un po' in internet, la cosa che mi ha molto colpito inizialmente è stato il fatto che lei a 17 anni ha ricevuto la sua prima chitarra in mano e a 19 era con l'orchestra di Gorni Kramer a suonare. Ora, io ne so poco di musica, so però che di solito i grandi musicisti hanno dietro un apprendistato, una scuola che dura anni, che spesso parte dall'infanzia. Ora, lei come si spiega questo talento che è esploso così all'improvviso in così poco tempo, insomma? L'incontro con Gorni Kramer è stato importantissimo, sì. Ed è stato però dopo 2 anni che io avevo la chitarra, che mi ha portato papà a casa e mi ha detto: questa è la chitarra, per quanto riguarda un maestro non c'è una lira, vedi tu. E poi allora sono andato a cercare, siccome non conoscevo neanche il nome delle corde, sì, della chitarra, allora sono andato in un negozio dove vendevano cose musicali, ma non avevano nulla che riguardasse la chitarra. Per fortuna però ho rivisto un amico, andavamo a scuola insieme, e è diventato poi un grande pianista, Giampiero Boneschi, non so se lei l'abbia sentito nominare, e ci siamo incontrati e lui mi ha detto: sai che adesso sto studiando pianoforte. Ah, che bello, bellissimo, io invece ho ricevuto una chitarra, però non so perché non c'è, vieni su da me. E se ti racconto brevemente questa cosa, è salito su e mi ha detto: suona la corda più grossa. Io no, e fa: è un mi. E lui era dall'altra parte col piano, no? E poi la seconda, la terza, la quarta, la quinta, tutte. E ho cominciato a capire un qualche cosa, perché poi dopo andavo su ogni corda a cercare quelle delle 6 corde vuote. Sì. E così cominciavo a capire qualcosa, sì, da autodidatta, e sono andato avanti per questi 2 anni. E alla fine della guerra si ballava nei cortili per festeggiare la fine della guerra. E mentre suonavamo, subito dopo un brano, il caporchestra ha detto: ah, mi dimenticavo di dirvi che oggi ho visto Gorni Kramer e ha detto che più tardi viene qui in questo cortile di Porta Genova. E tutti ridere, perché pensavamo: figurati se Kramer viene qui. Invece è venuto davvero. E con la sua Eve ha detto: chi di voi conosce Boani americani? Nessuno parlava e tutti guardavano me, perché sapevano che io conoscevo qualche brano. Sì. E lui fa: dai, vieni qui. E lui si è con la fisarmonica e si è seduto. E io anche con una sedia e la chitarra. E abbiamo fatto ballare per 1 ora e mezza la gente che c'era nel cortile, e poi lui si è alzato, mi ha detto: con la Eve, bravo, e se n'è andato. Io sono andato a casa, ho svegliato i miei genitori e ho detto: ho suonato con Kramer. E mio papà mi ha detto: va a letto che è tardi. Leggendo anche in altre interviste, in altre sue dichiarazioni, traspare anche comunque un po' l'idea che il periodo del dopoguerra fosse anche un periodo con un fermento molto maggiore rispetto a quello che magari si può respirare oggi. Sì, cioè con molte, certo, più, c'era molta più voglia di fare, ma anche il senso di cogliere molto di più le opportunità. Sì, era finita la guerra, non c'erano più i bombardamenti, la vita si riprendeva, e questo ha fatto, tutti avevano voglia di fare un qualcosa, di crescere, non solo quelli giovani, ma tutte le persone. Ed sono stati, secondo me,
20 anni dopo la guerra, 45, 20 anni, 65. È stato bellissimo. Poi ha cominciato un po' così la cosa, ed è, adesso è molto molto peggio. Stiamo, sì, generalmente. E la musica, lei consideri quanti compositori straordinari dal Medioevo in avanti ci sono stati, solo per ricordare questa gente importante, bisognerebbe parlare e fare musica nelle scuole, cosa che invece non è mai stata fatta. Questa è una vergogna. Ma rispetto all'insegnamento della musica nelle scuole, cosa ne pensa? Non c'è. Non c'è. Quello che c'è è una stupidata che fanno. A proposito... Si va nei conservatori, quello sì, però costa un sacco di soldi. Ma a proposito di questo, il jazz come genere è un genere poi di nicchia come pubblico, non è destinato. Il pubblico non conosceva, ma non è mai stata fatta musica nelle scuole, nessuno è cresciuto, non possono partecipare, vanno a vedere, non so, a sentire un concerto, battono l'anima, non hanno capito niente, poverini, ma non è colpa loro, perché i politici in generale pensano a loro stessi e basta. Tutto allora il resto non conta. In questo contesto, quale può essere il futuro di un genere come il jazz? Devo dire che sono passati degli anni e qualcosa è cresciuto, il pubblico viene più spesso ai concerti di jazz, poi soprattutto quando ci sono grandi del mondo. E, ad esempio, qualche nome che... Beh, tanti, Ellington, cioè, per i vecchi, Armstrong, tutti questi, ma Oscar Peterson, Ray Brown, che è stato un grande contrabbassista, marito di Ella Fitzgerald. E io ho conosciuto molto di loro e sono suonato molto spesso con loro, questi grandi. E ancora adesso mi sveglio la notte e mi vengono in mente tante cose, ma io ho suonato con quello, che bello. Il più grande, comunque, quello che le ha dato la sorpresa, l'emozione maggiore, qual è stato? Ma il primo grande è stato Django Reinhardt, con Stefano Grappelli, ho suonato un po' a lungo con loro, e poi Barney Kessel, altro chitarrista, Jim Hall, altro chitarrista che è mancato da poco, e George Benson e poi tanti altri, anche pianisti, così non me li ricordo tutti, però tutto questo mi ha fatto trovare più sicuro di quello che stavo facendo. Ma la televisione è stata importante, perché se andava in tutte le case. Io quando camminavo per strada magari dicevo quello lì è quello e via. Beh, da una parte mi faceva piacere, dall'altra no. Ma sono stato 3 anni senza prendere il metro, perché come salivo sul metro, quello lì, allora basta. Ho preso i taxi. Dopo alla fine mi sono detto, ma cosa spendi? Porca miseria. Ma... E ho cercato di superare questa cosa. Ma sono cose che credo che in un modo o nell'altro non saranno attraverso la musica, ma qualsiasi altra cosa può capitare a tutti. Quando cerchiamo di... cioè arriviamo a crescere un po', scopriamo altre cose che le mettiamo insieme a tutto il resto. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie mille veramente.